Cioè, è grande come la mia faccia. Ciao a tutti ragazzi e ragazze del mondo. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho gli occhiali. Oggi ho gli occhiali, ragazzi. Cioè, volevo flexarmi. Dice, guardate, mi piacciono un botto. Mi piacciono un botto. Ora li tolgo. Perché so che, ecco, ora potrete iniziare a vedere la mia faccia. Peggio di prima. Comunque, raga, come state? Nel video di oggi, come avete già letto dal titolo, so che siamo un po' in ritardo perché cioè ormai siamo a fine agosto, eccetera, inizio settembre, ma fa niente, cioè qualcuno andrà ancora al mare, no? Spero comunque. Allora, vi faccio vedere i costumi che mi sono stati inviati da Zaful o Zaful, io dico Zaful, quindi oh, beccatevi Zaful. Li ho scelti io e li ho già testati al mare, appunto a Riccione. Chi mi segue su Instagram ha visto le foto. Se non mi seguite su Instagram, seguitemi anche su TikTok. Vedi che raga, su Instagram stiamo crescendo in maniera esponenziale, quotidianamente. Iniziamo subito. Allora, devo dire che solo due volte avevo comprato due costumi online. E ho sempre questa paura che non mi vadano bene, che mi siano larghi, che mi siano stretti, che la parte sotto mi sia stretta e che sopra sia larga. Casino, vabbè. Eppure, devo dire che sono rimasta super 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 contenta. Quasi tutti perfetti. Di tutti, vi dico già, ho preso la M. Ok? Tutto M. Io porto una terza di reggiseno. Taglia di pantaloni è solitamente 40-42, in questo periodo più 40, ok? E solitamente appunto prendo una M. Quindi, almeno sapete, okay, gestirvi un po'. Consiglio super che vi do, assolutamente sempre, sempre guardate le recensioni delle persone. Comunque riuscite a capire, anche grazie alle foto, che taglia ha preso una persona, cosa ne pensa, eccetera. Io ve lo consiglio sempre, è una cosa che ho imparato anch'io a mie spese a fare, perché mi arrivavano sempre cose che poi dicevo, cavoli, questo mi è troppo stretto, mi è troppo largo, ma perché non lo guardo prima le recensioni? Beh, andiamo avanti. Vi lascio inoltre il codice sconto di Zaful. La prima volta che faccio un video YouTube in collaborazione con Zaful. Sono soddisfatta. Tutti i tessuti di questi costumi, buoni, davvero. Vi lascio tutti i link in descrizione. Iniziamo. Allora, io inizierei con questo. Sappiate che la mia descrizione sarà molto spartana, perché non li so gli stili di costumi, cose strane. Ecco, mi ha appena scritto un messaggio Zaful. Comunque, allora, questo tipo di costume con il ferretto, che infatti questo costume è stinco, ok? Cioè, tutto il ferretto che passa sia dalle coppe sia qui in mezzo. E pensavo che in realtà mi uscissero le poppine, invece no, ovvio, bisogna stare un po' attenti, regolarlo bene, spalline regolabili, slip, ecco così, regolabile, tutto a costine, è tutto a costine, ed è poliestere, materiale poliestere, imbottito con ferrette, spalline sottili, vita bassa, leggero. E questo mi è piaciuto. Mi è piaciuto, in realtà quando l'ho preso avevo molta paura che non mi stesse bene, che uscisse qualcosa, che mi desse fastidio il ferretto perché io non li sopporto, neanche nei reggiseni. Eppure, raga, è uno dei miei preferiti, veramente. Anche veramente la parte sotto, top. Super comodo. Approvato questo. Gli do un 9. Ci sta, sì. Questo invece, raga, allora... si chiama bikini a fascia annodato con stampa pelle di serpente. Benissimo. Allora, questo va bene per chi ha poco seno, se si prende la M, perché come vedete la fascia è davvero bassa, davvero davvero bassa. Infatti non ho neanche mai portato, non ho neanche portato al mare perché davvero sapevo che non l'avrei utilizzato. E non mi piace tanto il fatto che dietro non si possa chiudere o comunque regolare in qualche modo, però vabbè, è un modello così. Io prediligo quelli con i lacci ovunque, così sono sicura.
Però comunque la stampa è carina e ha questi due lacci sotto che vanno incrociati sulla panzetta, come va un sacco di moda ora. Ah, dimenticavo di dirvi che è imbottito e non ha il ferretto, mentre la mutanda invece mi andava molto molto bene, molto la mutanda. Posso abbinarla comunque a magari una parte sopra nera oppure grigia, ma grigia non ce l'ho, quindi faremo nera. Quindi io a questo nel complesso do un 5,5. No vabbè dai, facciamo 6, perché comunque la mutanda mi è piaciuta, però sopra non lo utilizzerò, lo regalerò a qualche mia amica. Raga, super, lo amo, assolutamente è il mio secondo preferito, perché non lo trovo, l'avrò dimenticato da Fra, però io veramente, è il costume della vita, meraviglioso, vi farò vedere un video in cui l'ho indossato, perché appunto sarà a casa di Fra in questo momento. Adesso farvelo vedere così è inutile, perché è un po' un casino da mettere, però è super super carino una volta indossato, comodissimo. Le, ecco, a me piacciono tantissimo, potete vederlo anche qui, le spalline in questo modo, super super bello. E anche questo costume appunto color verde militare, bellissimo, coppe ci sono. Anche questo lascia un po' i lacci che si incrociano leggermente davanti. La mutanda non è regolabile. Questo voto 9,5. Anche la parte inferiore meravigliosa, ve lo giuro, super comodo, perfetto. Veramente perfetto, cioè top, l'ho adorato. Si chiama costume da bagno bikini stringato con spallini intrecciati. Volant metallizzato, ok. Allora, super figo perché davvero è metallizzato. Io dico perlato perché a me sembra perlato. Ma purtroppo, raga, c'è la mutanda, raga, la parte inferiore, ma anche no, ma anche no, ragazzi, cioè, ma anche no, cioè, ma cos'è? Cos'è, raga? Cos'è? Cioè, è grande come la mia faccia. No. Questo, raga, cioè non ve lo faccio neanche vedere in video perché cioè, mi censurano, mi chiudono il canale, davvero. E non lo userò mai sto coso. Cos'è? Dai, via. Mentre la parte superiore, molto carina. L'ho indossata anche spesso al mare. Push up, oltretutto. Top, super comode. Con il volante qui sotto, anche questo ha dei lacci molto lunghi perché va intrecciato sulla pancia e fighissimo, davvero effetto bellissimo con la bronzatura, anche questo top. Passiamo agli ultimi due perché appunto il più bello, raga, cioè vabbè, io volevo piangere, non lo trovo, è da Fra per forza, spero. Se no, questo allora non l'ho neanche indossato al mare perché comunque avevo 5 giorni e mi sono portata tipo 8 costumi. Infatti tu. Allora, l'ho preso sia rosso e anche blu. Io pensavo fosse nero, invece no, c'era scritto sul sito che fosse blu. È un costume in velluto, quindi anche per questo non l'ho messo al mare, perché credo che sarei morta di caldo abbastanza. Anche questo con i laccetti regolabile. E è un po' il tipo di costume che andava cioè che va tantissimo quest'anno, ossia, vabbè, tutto ingarbugliato, io non ho parole, che professionalità di Alberti, ossia che lasciano il buchettino qui sotto, spero che possiate capire, sì, tanto dalle foto lo capite. Non l'ho indossato al mare, però l'avevo provato, perché ero super curiosa di vedere come mi stesse. E vi dirò, mi sta molto piccolo nel seno, molto piccolo, cioè come faccio a farvi capire? Ecco, metto la mano, questa è una coppa, no raga, non ci sta dentro niente, non ci sta dentro niente, ok? Non ti dammi chissà che cosa, però non ci sta dentro. Quindi a questo do voto 6,
anche a questo non mi ha fatto super impazzire. Mentre questo è un 8, perché comunque la parte sopra è super bella. Mentre questo costume che vedete qui è la mia vita, raga. È bellissimo, è stracomodo, è fighissimo. Stava d'incanto, è proprio spettacolare. E ci sono anche le bretelline che si possono inserire, ok? Ma a me piace molto 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 di più senza. Questo ve lo straconsiglio. Pratico, sembra un top, veramente lo approvo al 100%, ma quello veramente do voto 10 perché è spettacolare. Spettacolare, io vorrei un sacco farvelo vedere, ma vi giuro, tristemente l'ho dimenticato a casa di fa. Vabbè, go. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo il codice sconto di Zaful, potete acquistare qualsiasi cosa, non è per forza sui costumi, su tutto il sito, vi lascio tutto nella descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video.